Ciao Yuden, buonasera caro, come stai? Allora, sono spawnati 2, 3, 4, tutti là, che bello. Oh, che bello lo spawn tutti assieme con Loni. Subito l'hit con Loni, perfetto. Dai, su. Molla un po' di sangue, signorina. Voglio solo il suo sangue, non è che chiedo molto. Perfetto, adesso abbiamo il potere, quindi la possiamo anche atterrare. Non so se ci arrivo. No, non credo. Perfetto. For the people barrel up. No, c'è una cassetta. Abbiamo anche il basement qui. Eco non ce lo abbiamo. Abbiamo solo in pass come gen defense. Mi sto rivedendo i video di YouTube dei tornei Chase Killer, molto divertenti. Mi fa piacere. Fortunatamente ne abbiamo perso uno di quei che... di quei video. Si è corrotto il file, quindi non ce l'abbiamo più. Il che un po' mi dispiace, però non ci posso far niente. Ehi, ciao Fang. Qualcuno sta andando. Due che stanno andando entrambi ossia. Andiamo per questo qui, dai. Andiamo per qua che stanno andando in basement. Molto più facile. Oh, era lì di fianco, potevo ammazzarlo. Non credo di riuscire ad arrivarci sopra a fare l'altro hook. Prima che curi, anche perché non mi ricordo esattamente dov'era. Qua, ok. Forse è comparsa. Sì, è comparsa assolutamente, mamma mia. Era letteralmente 200 km all'ora. Prendiamola qua. La tizia è ancora nel basement. L'altra starà andando nel basement per fare il save. Non sembra, no. È intorno, però comparsa l'ha usato, quindi non può comunque fare il flashlight save. Poi sta guardando un muro easy. Forse è comparsa. Tanto dobbiamo farne uno tra poco, no? Sì, tra poco faremo un torneo 1v1, ragazzi. Se volete partecipare, sappiate di seguirci sui nostri social, così che possiate essere al corrente ed essere pronti a tutto, insomma. L'ho vista, ma... Perfect. Avrei The Dard? Non lo sapremo mai. Nyom! Anche lui fa Nyom! Dove sono andati? Oh! Pacco, mi sa. Ho aiutato entrambi, buono qua. E adesso riusciamo a slaggarla. Stare entrambi è sempre buono. Ho fatto tipo un 360. Ok. Andiamo a riappendere quello nel basement adesso. Ho girato fin troppo. Ma no, non ci arrivi al pallet, signorina. No, non hai capito un cazzo tu. Tu rifinisci nel basement. Basement è sempre una delle zone più forti del killer quando lo vuoi difendere. Se difeso con determinati killer non possono fare niente. Tipo Loni in potere, se uno entra nel basement è dead per forza. C'è poco che possa fare. Infatti bisogna stare attenti. Ora se entrano nel basement però è ovvio che io non posso fare niente. Basta che non c'entra uno ferito in pratica. Però a me mi interessa il sangue. Infatti ha fatto il save. Lei è lontana da tutti. Se riusciamo a tirarla giù in fretta, tra l'altro sprechiamo poco potere. Nice.
Che bella la spada. Io adoro sta spada. Questa qui è una delle mie skin preferite. Basement Trapper è impossibile da counterare, soprattutto se il basement è la Shack. Puoi, ma devi essere in pre-made. Devi far sì che uno rimanga fuori ad aspettare mentre fai il save, ti disabilita la trappola mentre stai passando. Così che mentre stai disabilitando la trappola, in pratica non ci puoi passare attraverso. Ok, abbiamo uno lì e uno là. Ok, si è lasciato andare. Quasi lo prendo, maledizione. Non c'è più questo pallet. Ho finito il potere. Quella preferita, posso andare per lei. Andiamo a prendere un sangue qua. Andiamo Bloodlust, possiamo andare per il Bloodlust tranquillamente. Easy. Io l'altro giorno ho preso un game contro un Basement Trapper perché c'era uno che poteva chiudere le trappole e farsi beccare vicino a Shack. ma devi essere pre-made per riuscire a giocare contro un Basement Trapper, non è facile comunque. O te ne freghi e fai gen, e quindi uno muore. Però comunque tre riescono a scappare, o almeno due riescono a scappare di solito contro un Basement Trapper. Che è come basement bomba alla fine, stessa identica cosa. Non vai nel basement e vinci. L'importante è non essere atterrati subito al basement. Oppure appunto come ti dicevo, c'è il counter per cercare di fare il save. Ma bisogna essere molto organizzati. Tu davvero ti sei alzata dopo 6 quarti d'ora? Ah, oh, fuck. Che cosa aveva un breakable da tutto sto tempo? GG. Per dire, sono deciso per Nemesis Trapper Legione Myers. Guarda, hai tempo finché non finisco la partita per scegliere. O qualcun altro la redimma, quindi sei attento. Ciao Patu, buonanotte caro, grazie di essere rimasto qui con noi. Io pela, sull'uncino si va. Easy. È stato un bel game, mi è piaciuto. Gli abbiamo dato la pressione assurda col basement iniziale. Non riuscivano quasi a fare niente. Non avevano perk fortissimi alcuni di loro. Vedo però un comparsa, vedo un mettiti. Di successo molto meme. Ci stava, erano surf chill questi. È stato un game.